più volte evocato, la Vincenzo Vita e anche la precedente relatore. Grazie Presidente, essendo un filosofo ho il privilegio di non dover preoccupare di problemi reali, ma che tanto se teniamo quindi di consenti che conosci che qui si trova, quindi mi permetterò quindi di soltanto dire un po' di cose astratte. La prima è pessimista, è una frase che si attribuisce ad Hegel, in realtà non la si trova, ma si attribuisce fin dall'inizio, che era vivo, quando Hegel disse la sola cosa che la storia insegna, è che la storia non ha mai insegnato nulla a nessuno, e ogni generazione fa le fesserie di quelle di prima. Io nel rivedermi nascere, la globalizzazione, l'altro mercato, c'è niente, cioè è vero, cioè incredibilmente le generazioni degli uomini non hanno memoria, se andiamo con le generazioni delle mosche, cioè che ognuna se ne va, poi arriva quella nuova. Gli individui hanno memoria della loro vita, spesso li fanno gli stessi errori, ma perché pensavano di non farlo, le generazioni non ce l'hanno. Oggi l'idea che la fame del mondo dipende dal mercato è talmente cretina che non ha senso, evidentemente, mettersi a discuterla, ma perché abbiamo trovato tutte le alternative possibili, semplicemente perché forse aveva ragione Pascal quando diceva che la ragione è sempre fregata dal cuore, cioè in realtà che la ragione sentimenti nobili, quelli di pietà, allora si propongono dei mezzi che non hanno significato. Questa è la ragione per cui esiste un'associazione come questa, perché altrimenti se fosse un problema di matematica, cioè alcune questioni di matematica non state risolte, adesso dobbiamo risolvere delle nuove questioni di matematica. Nel pensiero politico si risolvono sempre gli stessi problemi e posto che si siano risolti, c'è un consenso un momento, un giorno dopo non c'è più. E questo può dare senso di una fatica di Sisifo, ma se capiamo come sono le vicende umane, capiamo che è la nostra condizione, quindi dobbiamo accettare. Mi piacerebbe partire dalla questione della felicità. Io ho sempre trovato la Costituzione americana ammirevole per la sua struttura, la filosofia che l'ha ispirato un po' di meno del darwinismo che aveva. Io sull'idea di felicità come concetto politico rimango legato alla definizione generale che mi viene detto bene. Che cos'è la felicità? È un sentimento per giovani maschi imbecilli di buona salute. Cioè, l'idea è che bisogna perseguire la felicità, giovani maschi imbecilli in buona salute, la definizione che andava a fare. Dovrebbe andare a spiegare perché le varie cose sono molto ben combinate. Cioè, l'idea è che la felicità possa costituire un obiettivo politico, l'ho sempre trovato una cosa stupida o pericolosa. Dopodiché, per quanto riguarda il documento che diceva Anita prima, e la tragedia degli Stati Uniti d'America, questa è dimostrata dal fatto da quanta gente sta scappando dagli Stati Uniti d'America, non c'è nessuno che può andare a vivere negli Stati Uniti d'America, tant'è vero che stanno aprendo nuove strade verso il Messico, no? E venite, venite, perché nessuno ci va più scappando tutti, o sono tutti crediti, evidentemente lo fanno pure forse, non è una condizione così strana, anche da Monte Carlo. Guarda che scappano in parecchi, piuttosto mi sarebbe fatto un discorso carino sulla questione dell'immigrazione. Io credo che il liberalismo stabilisca l'diritto di emigrare, non di immigrare, sono cose diverse. Tu hai il diritto di andare da qualsiasi paese, salvo le questioni di legge sono sempre limitate, ma non hai il diritto di andare da ogni parte. Sono due cose insensate. C'è una asimmetria su questo, dopodiché ricordava giustamente compagna di liberalismo e la dottrina più internazionale che esista, quindi a favore dei movimenti delle persone, della libertà, nell'interesse delle nazioni vogliono una certa quota di immigrazione in vari momenti, ma non perché ci sono io diritto di immigrare dovunque io voglio. Che vorrei andare a Monte Carlo, non divino, sono poco, ma che posso andare a dire io ho il diritto di stabilirmi qui, non... neanche mancare, cioè il diritto, ho detto mattina voglio il passaporto vaticano, la cittadinanza vaticana mica me la dà, a parte perché sono altri, ma anche se fosse un po' cattolico non me la dà, chissà perché, non me la dà, è questione di decisioni politiche, ma non c'è un diritto di immigrare dove si vuole, si trova la sua parte, senza. Ma libertà, abbiamo mille definizioni, libertà di libertà da, e sicuramente questa classificazione è uno dei modi
la cavo ancora con due definizioni. La prima è di Tocqueville, che diceva: coloro che vedono della libertà qualcos'altro che non la libertà medesima sono nati per essere schiavi e non per essere persone libere. Lo fa sentire che la libertà la siamo in quanto tale per se stessi. Poi forse la libertà di darti più soldi, forse di darti maggiore sicurezza, forse di darti maggiore ordine, non sempre. Ma questo non è il nucleo della libertà. Se tu ami la libertà, l'ami in quanto tale. Se l'ami per quanto sa, succede che non lo vuoi più. Pensi come è successo per la visione di antiliberalismo davanti a molte forze politiche, molte persone che a un certo punto sono scoperti liberali, perché hanno scoperto che con il liberalismo si avevano i soldi. Poi la prima crisi ha detto al diavolo il capitalismo, diavolo tutto quanto. La libertà non è in sé, non ce l'ha. Non tutte le persone piace molto la libertà, ci sono quelle che piace molto più l'eguaglianza o il benessere. In effetti in questo c'è una grande divisione tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa su questo, perché quando chiedete agli americani in qualsiasi indagine sui valori, il primo valore più importante per voi è la libertà. Agli europei la libertà è quarta o quinta, prima qual è l'eguaglianza, il buono stipendio, buone relazioni sociali, poi come quinto, sesto valore dipende dal paese, la libertà. Gli americani, anche quelli poveri, dicono freedom, il tuo valore. Differenza grossa tra chi ha detto che uno debba mettere la libertà al primo posto. Fa parte della tua libertà di mettere la libertà al primo posto, direi, se volessi giocare con le parole. Però se è chiaro, tu la poni o non la poni. Se la poni, non c'è un trade-off tra libertà e benessere. È una teoria empirica del liberalismo e della dottrina liberale dell'economia, detta volgarmente liberismo. Una delle parti e limite del liberalismo è il fatto che tra la teoria economica, anche se un popolo più è libero e più è anche prospero, e che questo è vero, c'è una correlazione statistica sessima. Prendetemi tutti gli indici della libertà economica nel mondo, quello che fa il Fraser Institute di Vancouver, che probabilmente è il migliore, c'è l'altro che viene fatto dal vostro giornale insieme alla Heritage Foundation, e la correlazione tra il grado di libertà economiche, che poi sono libertà tante, evidentemente, tipo puoi uscire dal paese con i capitali sì o no, che è libertà dall'impedimento, evidentemente, vedere la situazione economica. Più un paese è libero e più il paese è prospero. Attenzione, tra gli indici di libertà c'è anche lo stato di diritto, adesso. Perché è chiaro che se non vengono rispettati i tuoi diritti di proprietà e non viene rispettata il tuo diritto alla libertà che sono ladri, protestatori, eccetera, fatto qui, un concetto di libertà, quindi non è che il concetto di libertà è contrario a quello di ordine, perché ogni libertà presuppone un ordine di protezione della libertà. Altrimenti diventi in mezzo al deserto, stai da solo, non c'è bisogno di aiuto, non c'è un problema di ordine, non c'è un problema di solo. Quindi noi crediamo, noi liberali, che maggiore libertà economica, una maggiore libertà economica che è una declinazione della libertà in generale, porti anche a un maggior benessere, ma non facciamo un trade-off tra benessere e libertà. La Germania di Hitler, nel 1938-39, era piuttosto che nostra, non era libera, non la voglio. Se domani il sistema della Corea del Nord si rivelasse un sistema economicamente molto efficiente, lui è molto ricco, come certi stati, paesi del Golfo, che sono molto ricchi, dato il sistema economico fatto da un banco, fatto da un altro proprio, ma non sono mica liberi, non c'è trade-off. Questo è il primo punto che io credo, se ragioniamo sulla libertà, dobbiamo considerare. C'è un trade-off o non c'è un trade-off? C'è chi dice, sono disposto a fare un trade-off tra libertà e altri valori. C'è chi dice, per la libertà non è trade-off. E l'applicazione della libertà correttamente messa, che porta anche a maggior benessere, certo non da sola, i carabinieri non sono libertà, sono uno strumento che serve evidentemente a verificare che la libertà di qualcuno venga presa da qualcun altro. Di per sé, se non si può
potessero essere carabinieri, spiati, giudici o altro, sarebbe meglio. Sarebbe meglio, come i medici, come dire, fossero le malattie. Non è che uno è contento che ci siano i medici, è contento purtroppo che ci sono le malattie. Se ci fossero le malattie non sarebbe meglio di chiudere la volontà di medicina e dire che non c'è bisogno. Quindi distinguiamo tra fini e mezzi. Io credo che questo è un punto su cui dovremmo ogni volta tenere presente a noi stessi per capire anche quanto ci piace la libertà. Credo fa parte della nostra libertà umana di non muovere la libertà per il primo valore della propria. Cioè chi pone la ricchezza più della libertà è disposto a schiavitù, è disposto a sottoporsi a costrizioni pur di avere soldi ed essere più prospero. Però non diciamo che c'è un trade-off. Se ti piace la libertà non è una cosa. Non si scambia con niente. È la condizione di tutte le altre cose. E poi c'è la distinzione tra libertà e diritti. La libertà e i diritti non sono la stessa cosa. Dal punto di vista liberale, ogni libertà significa possedere un diritto che gli altri devono rispettare. Liberale non c'è mai un conflitto tra libertà, cioè c'è una libertà che confligge con un'altra libertà, no, ci sono diritti di proprietà che confliggono con altri diritti di proprietà. Adesso se qualcuno di voi comincia a cantare una canzone in questa sala, non è che può dire che ha la sua libertà confligge con quella dei predatori, è che non si è stabiliti bene i diritti di proprietà, in genere sono stabiliti, cioè quando vai a una conferenza ti sottoponi alla cosa terribile gli altri, qualcosa ci impara un po' da noi, la volta dopo non tratta e viceversa. Quindi non c'è un conflitto di libertà, c'è un conflitto tra diritti di proprietà. Se qualcuno viene davanti alla vostra porta di notte e comincia a dire di notte a cantare una canzone, è chiaro che non può farlo, perché i diritti di proprietà sono stabiliti, cioè uno viene notte, uno viene di notte, non viene a cantare. Non è che ci sono due libertà in conflitto. Questo è un altro punto credo su cui dobbiamo riflettere. Dal punto di vista liberale confliggono non sono ben definiti i diritti di proprietà. Si sa sapere la mia te, qual è la sfera? Chiaramente nel deserto questo è facile, quando si vive in società esistono conflitti di questi tipi. Non sono chiari quali sono i confini tra il mio diritto di esprimere, diceva Popper, qual è il confine tra il diritto mio di dormire di alla quiete e il diritto del vicino di sotto di esercitarsi al pianoforte. Cioè, sono cose che non si risolvono in astratto, evidentemente, per questo esistono gli avvocati, i giuristi, si sposta il confine, per questo ci sono i regolamenti condominiali, la maggior parte dei condomini svizzeri non è permesso utilizzare il phone dopo le 9 di sera. Allora dice, ma viola la mia libertà, e vabbè, se è andato a vivere un condominio per regolamento, quello non usa il phone e quell'altro però non ti sveglia la mattina alle 5 cantando le opere. Canzoni, se ti senti troppo costretto trova un altro condominio con regole diverse per prenderti una casa per conto tuo, ma non c'è un conflitto, non sta in Svizzera, non dormi di notte. Se abitassi come abito io al centro di Roma, dove devo un casino di notte di giorno di sotto e di sopra, la una certa voglia di Svizzera per figlia, cioè se vedete c'è meglio quello lì piuttosto che fare così. Comunque non sono conflitti tra libertà, sono conflitti tra diritti di proprietà non stabiliti sul nostro corpo, sullo spazio intorno, sui nostri beni. Quindi non è che la libertà vive in astratto, vive nelle persone concrete, vive nei desideri, negli interessi che si scambiano. Si può fare un processo capitalismo di una sala bancaria, un processo capitalistico lo fate le Repubblica o le prime banche, il tribunale. D'altra parte, sì, non è che il capitalismo è un buon sistema, non significa che i capitalisti siano tutti uomini, grazie a Marano. Dopodiché, come diceva un grande economista Peter Bauer, inglese, Stuart Bauer, che ha fatto economista dello sviluppo, cioè, la sola cosa peggiore dell'essere sfruttati dal capitalismo è non essere sfruttati dal capitalismo. Cioè quando nessuno arriva e non ti sfrutta, e poi se le povertà estreme nel mondo. Guardate tra le povertà estreme del mondo, dare una colpa al mercato, tragico. Le grandi questioni di carestia, di fame in Africa, soprattutto le guerre tribali, dove ci sono via gli
dipendi l'uno all'altro, è un problema di civile convivenza di Stato di diritto. Dovunque sono stabiliti i mercati, in termini internazionali le condizioni sono migliorate. Chiunque ce l'abbia con la globalizzazione vada a vedere quante persone vivono in povertà oggi e quanto ci vivevano 20 anni. E poi ne parliamo. Questo, e questi non sono questioni di opinione, questi sono questioni. Poi c'è un sistema non capitalista, le cose sarebbero ancora meglio. Bene, la tua idea, basta darmi qualche argomento empirico, questo non è teorico, io non ne conosco uno, però se qualcuno, io mi ricordo ancora l'autogestione di Coslava, chi di voi da metà che sono 60 anni si ricorda il mondo operario che faceva le grandi, la rivista del Partito Socialista, faceva le grandi campagne fino agli anni 70, fino a metà degli anni 80, no pianificazione comunista, no capitalismo, autogestione jugoslava. Terza via. Non quello è quello dopo, era quello che specifica. È stata una pellicanata. Il tuo collega della Luce ci ha campato sopra tanti altri. Allora, poi devo dire l'Italia è un paese dove ci si scorda di tutto, come diceva Benusso, grande cosa, però esiste anche una irresponsabilità nel momento in cui si dice libera migrazione, comunque l'accoglienza poi si vedrà. Cioè, tu hai detto da dove ti pare, l'altro non dovevi raccoglierti, poi sei tu che... Cioè, ci si preoccupa dei fini anche ammirevoli. Chi non può essere d'accordo nel fatto che se vivi in una zona di guerra hai un diritto a trovarti un posto dove non sei ucciso, libertà di vita. Questo stabilisce un dovere da parte dell'altro automatico di soddisfarli, è più dubbio perché ci sono dei limiti. Il passaporto in Vaticano non lo danno, sulla rete, vieni messo bene. Finché si passa dalle questioni di principio anche di cartelle, però poi dopo cosa si dice? Muovetevi come volete, popoli, qualcuno ci penserà. Il capitalismo è responsabile dei mali del mondo, come ha detto il Papa a Torino un anno fa, un discorso terribile, quando disse sono venuto in questa città preda della massoneria e del liberalismo dell'Ottocento, la città più terribile del mondo. Torino l'Ottocento è la città più sociale che ci stesse in Italia, tutto qua. Per parlare del risorgimento non è neanche più noto, e dicendo che bisogna uscire dal capitalismo e negare lo stento del demonio, qui non lo si fa gratis, una cosa del genere. Poi dopo le conseguenze ci sono, e qui tornai a tanto l'umanità non impara mai niente per generazione, e quindi non ci resta che provare a ricordare un po' quali sono le questioni vere, quelle che pensiamo che siano vere, che in parte sono questioni di valore, ci piace la libertà, ma in parte sono questioni di fatto, perché se non ti piace la libertà in genere poi non ti piace neanche la ricchezza, quindi a chi non piace la libertà non riesco neanche a generare la ricchezza, ed è il problema della città, che o diventa un paese libero, o lo sarà più neanche un paese relativamente ricco. Quel poco di ricchezza che crea la Cina la crea grazie a un certo grado di libertà. Non ci dimentichiamo, libertà molto relativa, ma è un grado di libertà. La corrispondenza, sì, ma ci vuole anche la segretezza. Purtroppo su questo qui tutto riflettiamo, in Italia se vuoi la segretezza della corrispondenza ti devi comprare un piccolo viaggiatore. Perché credo che ormai nessuno possa minimamente pensare che gli scambi globali di corrispondenza abbiano qualche tipo di segretezza, non dico quella che non che la non segretezza che deriva da un'unità quando ti piace insieme, come ovvio, ma anche quella che deriva evidentemente da una serie di annunci e di non rispetto dei diritti di proprietà, che è quello che è. Quindi non dobbiamo essere pessimisti, ma ricordiamoci comunque che la ragione è sempre la vittima del cuore, e il cuore di molti uomini non porta verso la verità. Ci conviviamo con il nostro destino umano. Grazie. Siamo alla conclusione un po' forzata di questo interessante dibattito. Io vorrei raccogliere questo spunto a proposito di
questo, diciamo, falso sillogismo tra libertà e assenza di ordine. La libertà, soprattutto la libertà in assoluto, ma anche la libertà economica, non significa certamente assenza di regole. Mai come adesso credo che noi abbiamo bisogno di regole, perché dobbiamo proprio impedire, soprattutto dopo l'esperienza che abbiamo vissuto di questo scorcio, diciamo, effetto perverso di alcune logiche del capitalismo, dobbiamo impedire che i principi del liberalismo economico, quelli che, come Engels stesso diceva, hanno costruito più delle piramidi d'Egitto, ecco, dobbiamo impedire che il liberalismo faccia male a se stesso. Quindi le regole di ordine, liberismo delle regole, e per tornare alla dicotomia iniziale, non liberismo, tale.